nuovo appuntamento con il telesettimanale di Voce TV. Palmiro Beneventi, già titolare di Idea in via Paolo Guaitoli. Dopo una vita da redattore si è trasferito in Appennino, dove ha creato un piccolo parco natalizio che attira centinaia di bambini. A 15 anni dalla nascita, la rete civica del comune di Carpi si rinnova e cambia aspetto. La nuova versione sarà online dal 5 dicembre e avrà molte funzionalità innovative. Liliana Cavani, testimonial d'eccezione alla giornata contro la violenza sulle donne. Inaugurata nel cortile del castello, la personale della fotografa Valeria Sacchetti in memoria di Barbara Cuppini. Il Consiglio delle Terre d'Argine ha approvato con i voti della sola maggioranza il dimensionamento dei comprensivi. PDL e Lega Nord hanno abbandonato l'aula in segno di protesta. Si è parlato di cure palliative all'annuale convegno di medicina interna promosso dal reparto in memoria di Carlo Carapezzi. Premio Umanizzazione della Medicina all'ex primario correggese Sergio Romano Aguzzoli. Un centinaio le persone sieropositive che risiedono nei comuni delle Terre d'Argine, 4 i nuovi casi a Carpi nel 2010. Nessuno ne parla più, dice il responsabile del SERT Massimo Bigarelli, ma la malattia continua a colpire. Novi si scopre terra di vocazione, Fabio Michelini studia per diventare sacerdote, mentre due giovani donne hanno scelto la clausura. Visita in parrocchia di Suor Francesca Medea Lugli in convento da 18 anni. Oltre 100 partecipanti alla cena per lo scambio degli auguri della Croce Blu di Carpi. La presidente Giannina Panini ha premiato volontari e benefattori. I sindaci dei comuni interessati dall'attraversamento del Secchia hanno fatto il punto sulla sicurezza del fiume. Preoccupazione per gli argini, su cui l'AIPO avrebbe diradato gli interventi di manutenzione. La moda di Carpi è stata invitata a sfilare nel Natale di Riccione. Dopo il successo della passerella estiva di Beautiful Fashion Night, si sta lavorando per replicare l'evento in versione invernale. Successo per Moda Prima, il salone del programmato che quest'anno per la prima volta si è tenuto a Firenze. Il trasloco ha prodotto un esito favorevole, espositori carpigiani soddisfatti. Entra nel vivo la stagione del comunale che per dicembre ha in serbo un cartellone ricco di spettacoli tra danza, musica e prosa. Si comincia il 2 con il concerto di Francesco Renga. Ed è tutto per questa settimana. Grazie dell'attenzione, arrivederci.